Lai 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 lai. Sogno d'esser soglia, paradiso per i condannati, misericordia per gli scartati e di pace per gli inquieti. Sogno d'esser soglia, paradiso per i condannati, misericordia per gli scartati e di pace per gli inquieti. Lai 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 lai. L'ultima parola che voglio consegnarti alla fine di questa settimana è trasforma, perché non impegnarti eccessivamente a voler cambiare le cose, a voler cambiare te stesso o gli altri, ma a me piace sostituire la parola cambiamento con trasforma. Credo che il dolore non passi, ma può essere trasformato. Credo che alcuni comportamenti possono essere migliorati, possono crescere, possono maturare e allora trasformare. Voglio veramente chiedere al buon Dio con te in questo sabato santo, in questo ponte tra il venerdì la morte e la domenica la resurrezione, di aiutarci a trasformarci. Trasformare ha il significato di andare al di là della forma, attraversare la forma, perché credo che mi capite quando dico che la forma a volte diventa anche sostanza. Cambiare forma alle cose, cambiare forma a se stesso, al proprio cuore, cambiare forma alle proprie tempeste interiori. Quando ti accade un disastro, quando ti accade un lutto, una morte improvvisa, tu sei lì, inerme, e puoi solo lì cominciare a trasformare. Trasformare poi ha il significato di non lasciarci imbrigliare dai giudizi e dai pregiudizi a primo acchitto. La forma è quella che arriva prima, ma dietro una forma spesso c'è una sostanza, c'è un valore, c'è una bella persona, c'è una strada nuova da percorrere. E allora questa mattina voglio augurarti, con tutto l'amore che ho, di imparare a trasformare. Proviamo a farlo assieme, perché le sofferenze possano trasformarsi in tenerezza, le paure possano trasformarsi in una strada, la morte possa trasformarsi in resurrezione. E ti lascio proprio con questo invito che ho scritto qui, in questa tappa del trasforma. Non un crocifisso, ma il vuoto, il risorto, l'infinito. Unica eredità, l'oro nelle ferite. Possa la strada alzarsi per venirvi incontro, possa il vento soffiare sempre alle vostre spalle, possa il sole splendere sempre sul vostro viso e la pioggia cadere soffice sul vostro giardino. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenervi tutti nel palmo della sua mano.